Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è un nuovo episodio della Not So Berry Challenge. Allora, andiamo avanti da dove ci siamo lasciati. Nei commenti, giustamente, qualcuno mi ha fatto notare che noi possiamo cambiare l'aspetto fisico, estetico, umano di Lorenzo quanto vogliamo, però effettivamente i tratti che verranno passati alla prossima generazione saranno quelli della sua forma aliena. Quindi la prossima volta che entro nel CAS, che penso sarà quando gli metterò le fedi nuziali, gli do una sistemata anche ai tratti somatici. Io non l'ho guardato bene, non me lo ricordo molto bene, in versione alieno cercherò di dargli una sistemata. Mi interessava sistemare la parte umana perché alla fine è quella che noi vediamo principalmente. Allora, e detto questo, andiamo avanti. In questo episodio siamo agli sgocciolissimissimi, 2 giorni, e li facciamo sposare. Ovviamente la richiesta di matrimonio non è ancora arrivata, però siccome qua c'è fretta, si fa tutto l'ultimo minuto. E giustamente mi avete fatto notare che ci sta come cosa, no? Cioè Autumn ha fretta di sposarsi per avere l'eredità e quindi accelera le cose. Infatti sarà lei a chiedere a Lorenzo di sposarsi. Ho creato una piccola location per il matrimonio, niente di eccezionale, un po' l'ho fatta un po' di fretta, se vogliamo. La trovo carina, migliorabile, però purtroppo ragazzi il tempo a disposizione è poco. Però ho voluto fare una location diversa dalle altre dove ci eravamo sposati finora, quindi diciamo che va bene così, sono soddisfatta. Quindi oggi che è mercoledì li facciamo fidanzare e domani, che quindi dovrebbe essere l'ultimo giorno a disposizione, li sposiamo proprio last minute. Voglio vedere cosa succede nel momento in cui sì, insomma, viene ultimato il matrimonio. Nel frattempo è anche il giorno della lotteria, non so se saremo così fortunati da vincere qualcosa, e noi ci proviamo, quindi acquistiamo subito il biglietto della lotteria, sia con lui che con lei. Porca miseria. No, vai a lavorare, dai. Tanto torni alle 18, la proposta di matrimonio la facciamo dopo, senza ansie e senza paranoie. Ma almeno te vai fora, dai. Finalmente qua è comparso qualcosa, e vi ricordate l'altra volta non mi faceva vedere manco mezza riga, sto giro invece me ne fa vedere di più. Mi suggerivate Sim Valentino Malvagio, fatti sorprendere a tradire, diventa l'ex di altri Sim, separa le coppie. No dai, mi suggerivate di mettere modello di malizia, essendo lei nemico pubblico, lui farlo diventare modello di malizia, che poi appunto noi non faremo la sua aspirazione perché non ci interessa, però sì, insomma. Sì, che poi viene quello delle pulizie, Autumn, cioè lascia stare, dai. È che non ci penso al tizio delle pulizie, non lo considero proprio, quindi cioè praticamente faccio io il suo lavoro e lo pago pure. Oh, vabbè. Però qua sotto si è formata polvere e questa non la aspiro, non la tocco neanche, che almeno viene a pulire, guadagna una barca di soldi per qualcosa. Ok, allora, vedo che... Aspettate, do il colpetto di asciugatrice in modo che magari quando arriva l'uomo delle pulizie mi mette via il bucato. E bisogna, da quello che vedo, arrivare al livello 5 dell'abilità di malizia per essere promossi a lavoro. Quindi io la metto subito a fare il troll nei forum. No, anche perché siamo all'inizio. Io non ricordo se abbiamo messo dei tratti per questa casa. No. Ok. Atmosfera perfida. Ok, questo ci serve. Rende più semplice... Cioè, non è proprio quello che vorrei, però... Vabbè. E facciamo ecolotto. Boh, magari paghiamo meno. No, migliora la propria ecocompatibilità.
Stavo pensando con quello che dobbiamo fare noi di... Forse cucina dello chef per la cottura al forno, forse. Vabbè, proviamo. Volevo qualcosa che mi alzasse più velocemente la malizia, ma tecnicamente è vero, non è quello il tratto giusto. Ma viene l'uomo delle pulizie o oggi si è preso la giornata? Guardate come ondula l'orizzonte, guardate! Pensate quanto caldo è. Ah, eccolo qui. Ti davo per disperso. Ah, beh, no. Vabbè. Mi dicevate anche che il fatto che le nostre bollette siano così salate deriva anche dal fatto che abbiamo messo tutti i soldi nella cassaforte. Ma perché sta cosa? Cioè, non ho ben capito in che senso. Cioè, non ce ne trovo particolare senso. Ah, scusate, devo fare prima sblocca e apri qua. Vai, entra. Chiudi. Ah, si può chiudere solo da fuori. Pensavo si potesse chiudere anche da dentro. Ma dai, ma la lasciamo aperta così che tutti la vedano. E aggiungi denaro. Volevo aggiungere 45.000 simoleon. Chiudi e blocca. E chiudi e blocca. Ok. Abbiamo messo al sicuro i nostri averi. Vogliamo aspirare per terra, per favore? Cioè, va che macello che c'è. Sì, ma non mi devi levare solo i grumi di polvere, mi devi togliere proprio tutta la polvere. Non mi pare onto come prima. Cioè, facevo prima a farmelo da sola, praticamente. Vabbè, però lo pago, quindi. Va bene, facciamo un pisolino che alle 19 andiamo a lavorare. Madonna, cioè, oh raga, con tutti i soldi che gli diamo, quanto gli abbiamo dato? 160 simoleon e mi devo aspirare io la casa? Ma non se ne parla, cioè, ma di cosa stiamo parlando? A questo punto me l'aspiravo stamattina, così non vivevo in mezzo alla polvere fino ad adesso. Mamma. Vabbè, rispondiamo però. Ah, che poi lei inizia a lavorare alle 19, lui torna alle 18, quindi la proposta di matrimonio deve essere in quel frangente lì. Anche perché lei torna alle 2. Eccolo qua, lui è tornato. Allora, qui mancano sempre... Cavolo, 13 ore! No, 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 bisogna far subito, pensavo mancassero 2 giorni, mancavano 2 giorni fino a un minuto fa. Allora, fermi tutti. Allora. Prenditi un giorno di vacanza. Matrimonio serale. Matrimonio serale. Cioè, ma scusami, ma non stavano insieme? Oddio, non capisco più niente. Oh, lei è anche esausta. Allora, pozione. Solutore degli stati umorali, che così mi tira su tutto, non solo l'energia. Bevi. Vai. Subito. Bello. Ti amo tanto, ti amo, ti adoro come una scorza di pomodoro. Se diceva di no, mi incazzavo. Bene, sposiamoci! Orora all'istante! Ah, orora all'istante, mancano pochissime ore! E dove cavolo è? Pianifica un evento sociale, così facciamo subito. Miga, rapidità! Che poi lui c'è ancora il caschetto da minatore. Ok, allora, matrimonio rapidissimo. Cavolo, nozze. Ok, gli sposi li abbiamo. Era un
problema se non li avessimo avuti? Cerchiamo prima di invitare la famiglia, sì, insomma quelli che lei conosce, perché pian pianino che si va avanti è sempre più difficile star dietro. Infatti conosciamo 4 gatti, ma vabbè. Cerchiamo di invitare gli amici. Strano che lei abbia amicizie, cioè a Lilith anche fa parte della famiglia. Basta, ok. Allora, mixologo, sì, ci serve, perché ho messo il bar. E basta. Allora, ci sposiamo. Ora vi mostro. Non è questa. Eccola qui. Il lotto punto chiave, che è il lotto quello a Sulani in alto a destra, quello vuoto nell'isolotto dove c'è il vulcano, l'ho convertito in spiaggia e ci ho messo queste 4 robe abbastanza in fretta, però dovrebbe esserci tutto quello che ci serve. Ora ve lo faccio vedere un po' più nel dettaglio. Vamonos. Ok, allora il lotto è enorme, non so se avete capito qual è questo lotto nell'isolotto. Qua abbiamo il vulcano, questa era la casa di Myla, se avete seguito la miniserie di Vita sull'isola, e di qua invece abbiamo il lotto, quello della barca dismessa, come si dice. Allora, cosa ho fatto? Qua in angolo, in alto a sinistra, ho messo il chiaramente l'arco nuziale, perché mi piaceva che ci fosse lo sfondo del mare, con alcune sedie e i petali di rosa. Dopodiché di qua abbiamo la postazione del DJ, che dovremo assumere in modo che ci scateniamo. Vabbè, i bagni pubblici, direi che quella roba senza ovvio. Il bar. Sono tutti arredi, chiamiamoli così, di Vita sull'isola. Poi ho dovuto mettere delle sdraio. Questi erano i requisiti proprio dell'otto spiaggia. E qua sotto ho messo questi tipo gazebi. Sì, sono anche allineati. Con il tavolo. E qui serviremo adesso il cibo e la cioccolata. Non abbiamo fatto la torta nuziale, ma chi se ne frega, c'è la cioccolata, ci pucci le fragole e taci un pochettino. E qua invece una zona divanetto così, molto semplice, sicuramente ficcandoci 4 palme di qua e di là sarebbe stato ancora meglio, è migliorabile, siamo d'accordo, ma diciamo che per quello che serve a noi può andare benissimo così. Avrei voluto fare le cose con più calma, ma ragazzi... Ok, così intanto se gli ospiti hanno fame, bene o male ci sono. Ok, io volevo sposarmi con l'abito arancione. Come potete aver notato non ho fatto colore arancione predominante, perché è un lotto generico, cioè non è dedicato a lei. Ma dove vai? Vieni qua. Devi sposarti. Dove vai? Non è il momento. Allora, cambia abito. Abiti formali. Allora, creiamo un gruppo invece, piuttosto, con lei. Azioni. Forma un gruppo. Dove? Prima gli amici più stretti, famiglia... Sì, quelli. Quelle 4 persone. Basta, non c'è spazio per nessun altro. Ok, va bene. E sì, insomma, li chiamiamo qui e ci sposiamo. Sposati. E serve anche lo sposo, così. Cioè qua si inizia senza lo sposo. Ah sì, che gli avevamo messo il coso arancione come omaggio alla sposa. Ma che bello un matrimonio di sera con i pesci ammucchiati. Oh ragazzi, in assembramento. Scusate, sono finita nel décolleté di una tipa. Ho avuto un tête à tête. If you know what I mean. Comunque ditemi quello che volete, ma sono carinissimi loro due. Scusi, ma lei la smette di passare così? Allora, come fede nuziale, gliela metterò dopo, le metterò il brillocco che avete appena visto e dovrebbe esserci la pietra arancione, se non sbaglio. A lui invece metto la classica fede d'oro, ve lo dico già. E se non c'è il coso arancione, ma mi pare ci sia, le metto quello bianco. Ok, a posto. Li abbiamo fatti sposare e adesso... Appena sposata. Ah, ok. E...
Non è successo niente. Non è successo niente. Boh, forse con l'evento finito. Forse è evento finito. Porca miseria. È vero, aspettate, fermi tutti. Questo lotto è fuori dalla rete. Quindi non potevo utilizzare qua. Ma no, non posso fare lo stesso. Ah, si assume il personale, ma sono scema? Ah, non ce la posso fare. Mi dicevo, ma perché non c'è l'interazione balla? Sì, Alessia, devi assumere un DJ prima. Vabbè, comunque non essere fuori dalla rete ci potrebbe aiutare per altre cose. E, dovevo toglierlo ancora prima, ma mi sono dimenticata. Ok, abbiamo l'amico Cristina che se lo girate fa una scopa eccezionale, che ci sta preparando i drinks. Lo sposo che si sta già... Ah no, pensavo stesse ubriacando, invece è vero, sta mangiando, nella speranza di dimenticare. Se mi arriva il mitico digiaio... Boh. Andiamo a ballare. Eccolo, cioè... Scusa, c'è un DJ di grido che ha tipo più anni di tutti gli invitati messi insieme. Ma perché? Vabbè, io mi allontano dalla musica per non avere violazioni di copyright. E andiamo a vedere un po' cosa stanno facendo qua in giro. Tanto qua se la stanno spassando. Lui è contento come una Pasqua. Infatti, emana luce propria. Io comunque non ho ancora capito cosa. Aspettate, che leggo questi. Un po' meno single. Una nuova relazione è un evento felice nella vita di qualsiasi sim, ma Autumn non può fare a meno di domandarsi se ciò significhi che avrà meno tempo per se stessa. Fidanzamento ufficiale. Ora Autumn ha fatto la promessa di matrimonio, splendida notizia, ma d'altra parte è un bell'impegno per lei, che era così abituata a essere single. E subito dopo, senza passare per il via, appena sposata, la promessa di un'esistenza condivisa renderebbe felice qualsiasi sim. D'altra parte, Autumn è ancora abituata a essere single e questo è un grande passo. Che palle! Vabbè, si disabitua. Come si è abituata, si disabitua. Guardate, Mauve! Cioè, se tutte quelle ore passate a ballare hanno portato i loro frutti, però, Scusate, perché la Dina? No, la Nancy, pensavo fosse la Dina Caliente, ma è qua dietro. La Nancy Landgrab, scusate. Ma come mai io sono così amica della Nancy Landgrab poi? Perché? Cacchio, avete combinato voi? Ho messo la pista media, convinta fosse anche piccola, ma mi sa che era anche troppo... Cioè, convinta fosse grande, scusate, ma in realtà è anche troppo piccola. Vabbè. Pazienza. Lei non ha fame, anche perché le abbiamo dato tutta quella baradà di pozione prima. Innamoramento profondo, ma che carini. Che carini. Vabbè, dai, vai in bagno un attimino, visto che la devi fare. Poi cominci a essere anche stanco. L'evento dura altre 5 ore. Vabbè, Autumn, dai. Ah, sì? Pensa, potevi essere tu nostro marito. E invece... Allora, ordina una bevanda. Ci ordiniamo. Un Kranerle Nuala di fiume fertile, cioè del vin. Dammi un gotto del vin. Bianco, frizzantino, mi raccomando. I vini lisci li lasciamo ai vecchi, che hanno un po' di acidità di stomaco. Comunque, raga, parlando di vini, sta parlando l'esperta. Cosa preferite, vino rosso o vino bianco? E quale tipologia, liscio o frizzantino? Io preferisco di gran lunga il vino bianco, frizzantino, lo bevo anche liscio, però preferisco frizzantino, quindi moscato e prosecco, proprio due generi diversi. Prosecco dal nome, bello secco, mi fa impazzire, ma anche il moscato che è dolcino, frizzantino, ah mamma. C'è il bagno, tesoro, l'ho messo. Non mi so smentega, anche perché era un criterio del lotto. Vai cara, vai a con Dios.
L'unico vino rosso che mi piace, che poi non è un rosso, secondo me, è il Rabosello. Oh signore! Ah sì, è vero, ma noi in questa partita abbiamo ancora... abbiamo ancora Strangerville. Chi ha seguito la miniserie di Vita Ecologica si ricorda benissimo gli scleri che facevamo con la protagonista quando prendeva e correva così. Cos'è? Adesso si suicida? Quando veniva posseduta, che per sbaglio una volta, per chi non l'avesse vista, abbiamo creato un succo utilizzando il frutto della pianta, quella di Strangerville, e l'ha bevuto. E quindi è stata infettata, e quindi ogni giorno alla stessa ora aveva quelle 2-3 ore di rincoglionimento totale, nel quale era posseduta e correva in giro come una pazza, tipo questo tizio qua. No, ogni volta era da morire da ridere ed era inquietante da morire, perché la possessione partiva con una musichetta che, mamma mia, film dell'orrore. Vabbè, comunque, ecco, mi è venuto in mente lei. Lui che dorme al suo stesso matrimonio, questa sono io. Che a un certo punto dico, tosi, divertive, fasi pianche, vago in letto. Perché Autumn acquista l'abilità di mixaggio? Ha capito che questo qua le bomba un colpo, automatic che tira le cuoia, subentro io. Vabbè. Va bene. 2 ore e mezza, boia mondo. Volevo aspettare proprio la fine dell'evento, cioè che finisse lui di suo, in modo da vedere cosa succede con sta benedetta eredità. O è successo qualcosa a livello monetario di cui io non mi sono accorta, ma... Ah sì, qua andrà avanti ore? L'amico John qua. Altri sentimenti per Lorenzo? Ah, profondamente legata. Abbiamo cambiato. Lui invece? Anime gemelle. Sì, beh, lei perderà presto il tratto single compiaciuta, quindi non ce ne preoccupiamo. Un'ora e 38. Beh, potremmo farci un bel bagnetto. Visto che caldo è caldo. Beh, almeno male, secondo me... Oh, chi è questo che è appena passato? C'è qualcuno che si è seduto qua? Ah, ok. Bene o male ci è andata anche meglio così, forse, perché essendoci sposati di sera, non abbiamo avuto la calura della giornata, che magari era una giornata da chilo, da morire, e magari ci schiattava qualcuno al ricevimento, meglio di no. Bene o male è già caldo, sono quasi le 6 del mattino, ma non è la calura del mezzogiorno, le 2 di dopo pranzo. Meglio così, dai, vediamo il lato positivo. Qua siamo addirittura d'arrivo. Vediamo se riesco, ma non credo proprio. Volevo arrivare per sbaraccare tutta sta roba, ma non arrivo mica in tempo. Ah vabbè, ma tanto non dovrebbe rimandarmi a casa, dovrei rimanere qua, quindi ce la faccio. Ultime parole famose. Scusatemi, tutto sto hype dov'è? E l'eredità? Ma scusatemi però. No, non ho capito. Fermate il gioco. Ah, aspettate un attimo, scusatemi. Finisco di buttare via sta roba. Che mi spiace lasciare qua una roba. Vabbè che... Capirete l'entità del problema, nel senso... Qualcuno se la pissa addosso. Sicuro come l'oro. No, non dovevi mangiare, dovevi svuotare. Due cose diverse, mangiare e svuotare, finiscono sempre in aree. Andiamo a casa, va. Allora, noi siamo rientrati, però io di steredità non ho visto niente. Mi pare anche di essermi sposata in tempo, mancavano 13 ore, siamo andati subito, abbiamo celebrato, abbiamo fatto la cerimonia subito. Cioè, dove abbiamo sbagliato? Domando per un'amica. Sì, però mio marito qui... No. Oh signore, molto giocoso, ma mi lascia vedova subito magari. Maria Benedetta, aiuto. Va a lavorare, va. No, volevo consumare il matrimonio, ma va a lavorare ormai. Vabbè, non importa. Non importa. Io approfitto per recuperare un po' di sonno, visto che stasera vado anch'io a lavorare. Ecco, Noemi Serra è la vincitrice della lotteria. Che culo.
Che culo. Papà. Io ne si lagra, no. Se fossi te, non lo farei. Papà, per favore. Va bene che la mamma ti ha già lasciato una volta, ma non istighiamo. Per cortesia. Allora, malizia, malizia, malizia. Visto che con l'interazione al computer è una tragedia greco-romana, proviamo a fare col volume 2 per aumentarla a livello 5. Quindi adesso continuiamo a dormire. Recuperiamo tutto e dopo lei ha già l'azione pronta. Zacchete! Pronta da fare. Prima che me lo chiediate, aspettiamo un attimino ad avere figli. Alla fine Autumn è giovanissima, quindi... Possiamo prenderci un attimino, anche perché abbiamo un sacco di obiettivi da fare. Dobbiamo farci coinvolgere in altre due lotte per... Tre lotte, scusatemi. Genemo de roba. Ah, scusate, ho sbagliato, volevo andare qua. Ah, beh, siamo al punto 3 su 4. Come assisti alla morte di un sim? Mamma, mamma. Beh, ho già un'idea. Qua viviamo al caldo tropicale e farò crepare qualcuno di caldo. Cosa devo fare? Assisti alla morte. Boh, cioè, se no casualmente, cioè, dovrei aggirarmi finché qualcuno crepa. Ciao mamma. Cioè, se mia madre si presentasse a casa mia così, senza preavviso e bussasse alla porta, per me sta fuori. E lo sa, mia madre lo sa. Cioè, tu mi telefoni almeno una settimana prima o almeno 5 giorni lavorativi prima. Mandi una richiesta scritta tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. E dopo forse riceverai il mio riscontro, che sarà sicuramente negativo. Così. Va bene. Allora. Lei giustamente ha un bagno al piano di sotto, ma perché andare al piano di sotto quando si può andare al piano di sopra? Ah, allora, cerchiamo di buttare qui e lì le cose che bisogna fare. Alziamo un pochettino anche questo carisma. Dobbiamo arrivare al livello 10. Siamo al livello 7, 6. Capodanno 5, 4, 7. Ok. Vabbè, tanto noi fra un'oretta appunto andiamo a lavorare. Ella è stato promosso. Ella, poveretto, un uomo distrutto. E fai una doccia veloce se ce la fai, e se no andrai direttamente a letto. Sì, quindi anche consumare il matrimonio sarebbe alquanto difficile. E non potrei neanche biasimarlo, poverino, perché lui ha fatto la tirata da ieri sera. Cioè, mentre lei le ho fatto prendere la pozione, lui me ne sono allegramente sbattuta le balle perché tutto sommato stava bene. Sì, peccato però che ha fatto una tirata. Cioè, tutta la notte a festeggiare. E dopo subito... Infatti. Dopo subito a lavorare. A pranzo un panino al volo, adesso non ci vedo più dalla fame. La suocera che intanto... Volevo far andare a letto pulito, perché onestamente mi fa un po' schifo. Vabbè, dai, insomma. Non male. Allora. No, non sarebbe il caso di incontrarci tutti. Sono io il leader, decido io quando ci si incontra. Allora. No, ferma un attimo. Sta lavorando sodo, questa mi diventa stacanovista. Volevo guardare se c'era un'attività che mi rendesse, mi aumentasse la malizia, ma purtroppo non c'è. Volevo aspettare che tornasse a casa e poi vi salutavo. Ti pareva? Vabbè, si sapeva che non veniva promossa, ma ci lavoriamo sul prossimo, anzi, dentro, all'interno del prossimo episodio, non sopra il prossimo episodio. E niente, ragazzi. Finalmente Autumn si è sposata, ma io sta cosa dell'eredità non l'ho capita. Cioè, io mi sono sposata in tempo. O no? Penso di sì.
È successo qualcosa? Avete visto che i soldi sono aumentati? Io devo essermi persa un passaggio. Perché sennò sarebbe una bella presa in giro aver fatto tutto per poi non aver preso una lira. Vabbè, fatemi sapere nei commenti se mi sono persa un passaggio io, oppure non lo so, se non ho fatto in tempo. E vabbè, lasciate un bel video se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi!